Ciao gente, oggi mi trovo ad Arqua Petrarca per farvi vedere e conoscere il ristorante La Montanella, uno dei ristoranti con la più bella vista sui Colli Euganei. Arrivato l'aperitivo, un bel calice di prosecco, delle scaglie di parmigiano, delle olive e poi sembra un pasticcetto con del prosciutto e formaggio. Scagliette di parmigiano, voilà. Dolcissimo, assaggiamo le olive, fantastiche, belle croccanti, carnose, succulente, buone. Lasagnetta, molto buona. Devo dire che come cicchettini così di benvenuto sono veramente molto interessanti, ma soprattutto molto buoni. A noi solo se ci fa carine i più giovani. Vabbè, basta così. Arrivato un calice di prosecco come benvenuto con entratina di benvenuto, questo cannolo siciliano ripieno di ricotta e rapa rossa. Impasto friabilissimo del cannolo, croccantissimo, delicata la ricotta con questo leggero sentore di rapa rossa, molto bello, colorato, interessante, buono. Al tavolo ho trovato già il piattino con i paninetti e i grissini fatti in casa. Questo qua dovrebbe essere un paninetto alla rapa rossa, una focaccina, un paninetto all'olio classico e poi ancora qua abbiamo il grissinetto con i semi di sesamo e un crackerino con i vari semi. Devo dire bello sfizioso. Fagottino di erbette con burrata. Fagottino veramente molto molto buono, morbido, tiepidino e poi naturalmente quella burrata, tanta tanta roba. Grazie mille. Fegatine di coniglio. Davvero morbidi, gustosi, hanno la particolarità di avere un gusto e un profumo abbastanza intenso, però accompagnati con le mele caramellate è veramente interessante. Diciamo che la mela contrasta la ferrosità dei fegatini, però bel piatto, interessante. Diciamo che è un piatto strong, non tutti magari lo possono apprezzare, però devo dire che come cottura, come è stato servito, devo dire che è veramente un bel piatto. Gnocchetti alla bufala di scampi, eccellenti, delicati, buoni, gnocchi fatti veramente bene, si sente che sono fatti in casa e gustosissimi, veramente il mare in bocca. Scampi dolcissimi, gustosi, buoni. Tortelli al tartufo nero. Allora, mamma mia, gustosissimo, la pasta si sente che è fatta in casa, una bella sfoglia tirata bene e poi questo gusto inconfondibile dato al tartufo e mantecato con del burro per dargli cremosità. Veramente un piatto eccellente. Anzi, ma saboni! Questa comunque è solamente una mezza porzione perché poi prenderò anche un secondo piatto. Capesante al sedano. Capesante cotte veramente molto bene, morbidissime. Gamberoni gratinati. Devo dire che la cottura del gamberone è veramente molto buona. Cotti molto bene, non secchi, morbidi. Gusto gratinatura da appunto croccantezza. Non è invasiva al gusto del gambero. Un bel gambero, bei gamberoni. Thank you.
Però alla frutta è una ricetta, pensate, del 600 della gastronomia padovana. Quindi assaggiamo la cottura dell'anatra, è veramente perfetta, carne morbidissima, succulenta, questa leggera crosticina data dalla pelle. Sotto c'è una specie di marmellatina comunque composta di, credo, mele o pere, che dà dolcezza e contrasta comunque il gusto dell'anatra. A seguire poi ci sono delle fettine, non vuoi sapere, di pera, sembra quasi sciroppata. Queste, ci sono tre acini di uva nera. Bel piatto, buono, fatto bene. Nonostante sia comunque un piatto del 600, devo dire che mangiavano bene all'epoca. Torta alle mandorle, devo dire molto buona. La parte esterna è una frolla, ripieno, è un ripieno morbido, tiepidino, fatto con gli amaretti, e sopra ci sono mandorle e nocciole tostate. In accompagnamento c'è del gelato alla nocciola, servito su una cialdina tipo lingua di gatto. Veramente bello dolce, buono. Inizia il mascarpone con lampone e fragole fresche. Buono. È una bavarese, in mezzo c'è del pan di Spagna, ricoperta con una grassa al lampone, e poi naturalmente ci sono queste fragoline fresche. Dolce, buono, non stucchevole, una giusta acidità, buono, molto molto buono. Arrivato il caffè con piccola pasticceria, frollino tipo le gocciole per capirci, con pezzettini di cioccolato molto buoni. Questi invece sono dei biscotti tipo gommosi con granella, credo, di nocciole e mandorle, molto molto goduriosi, veramente buoni.